Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi YouTuber Stream Milan. Allora, io speravo che in quattro partite iniziali almeno una fosse contro una squadra di blasone minore, ecco. Invece abbiamo beccato Napoli, Lazio, Inter e già Milan, cioè in quattro partite il campionato è finito. Quindi per ora dovete ancora sopportarmi perché questa partita la ritengo, perlomeno per il blasone delle squadre, cioè la nostra e il Milan, è interessante, quindi la commento io perché mi fa piacere farlo. Le formazioni sono queste, forse le vedremo dopo, in ogni caso avete già letto, quindi nulla di nuovo, 4-2-3-1 per YouTuber Steam, poi vedremo in campo come saranno disposti. La divisa in trasferta per entrambi, per i discorsi di colori, io direi che possiamo iniziare. Via! Eccoci qua ragazzi allo stadio della vita. YouTuber Steam, sapete, gioca in questo stadio di provincia, ma che è veramente caloroso. Qua c'è sempre nebbia in sto posto, credo, perché è la seconda partita con la nebbia. Di giorno c'è nebbia, che capitani, Bonucci che sposta gli equilibri ed Elio. Una bella scena questa, tra due capitani, due ex juventini in realtà, di cui uno sicuramente di fede e l'altro non si sa. Sta a voi capire chi. Ecco, sono tanti milanisti venuti allo stadio. I colori oggi sono bellissimi, perché come vedete c'è tanto nero, tanto bianco e tanto rosso, quindi i colori sono comuni. Parte il Marchese, bianco nero, Bibi Channel, 4-2-3-1. Nino JFC per Alfred, titolare al posto di Milo, Castelluccio. Sbaglia. Attenzione però, Alfred, recupera palla, non la fa uscire. Alfred, sulla destra. Ah, bravissimo Bonaventura. No, Çalhanoğlu in realtà era quel 10. Pressing di Castelluccio che non serve a niente. Gladiatore anticipa. Bibi Channel con la possesso palla. Bravo Bibi Channel, smistare per Avsimo, oggi titolare al posto di Mad Destroyer. Pablo, da esterno. Pablo provato da esterno è una novità, perché il posto è stato occupato da Mad Destroyer o da Daniel Rogoglio Gobbo, che oggi riposa dopo aver giocato tre partite di fila. Delio, Castelluccio, Marchese, Delio, Delio, Delio! Donnarumma. Bell'1-2 tra triangolazione tra questi tre giocatori. Molto tecnici, soprattutto Castelluccio. Un po' meno il Marchese e Delio, ma comunque molto bello. Guardate che belle cose, col tacco del Marchese. Bravissima Donnarumma sulle palle basse. Ora sarà calcio d'angolo. E infatti c'è. Sì, proprio lui. Colpo Gobbo. Colpo Gobbo sul corner. Cross in mezzo di sinistro. Un po' di fila. Che cacchio è questa roba? Nino fa una cosa che nessuno ha capito cosa fosse. Alfred. Alfred sono due per Bibi Channel. Che intanto Alfred movimento. Non importa. Sbaglia, sbaglia. Bibi Channel. Bravo Gladiatore. Anticipare. Delio. Dietro per il gladiatore ancora, il romanista di questa squadra in presente in campo insieme a Pablo giallorosso. Oh, attenzione, il contropiede può partire pericolosissimo con Conti sulla destra che avanza, Vessim lo recupera, forse sì, forse no, ancora no, ancora no, ancora no. Molta fortuna per YouTuber Steam. Bravo Castelluccio. Marchese perde palla, bravissimo difensore del Milan, sì, dell'Inter, guardate. Anticipo di YouTuber Steam, bravissimo qua il difensore di YouTuber Steam. Castelluccio per Petrelli sulla destra. Petrelli avanza, palla al piede in fase posizione centro-destra. Petrelli in mezzo per il Marchese. Eccolo! Il Marchese bianco-nero. Doppio gol. Dopo, secondo gol, scusate, dopo il gol all'esordio contro il Napoli. Bellissimo contropiede qua, bravissimo Delio. Che pallonetto. Attenzione al volo il Marchese, davvero bomber, prolifico qual è. Guardate l'azione. Che tocco sublime, guardate il tocco sublime di Delio per il Marchese. Assist Delio, gol Marchese. 1-0, YouTuber Steam. Il Milan è sotto in casa dei campioni d'Europa. Ecco il pressing del YouTuber Steam sul possesso palla del Milan. Bravo colpo Gobbo che è migliorato nettamente dopo l'esperienza di YouTuber Steam iniziata con la Champions League. Errori pochissimi quest'anno. Zebrato la dà a Gladiatore che prende il posto oggi di Forlì TV. Delio, Alfred sulla destra, Laziale. Il Laziale sulla destra. Avanza ancora. Alfred per Delio! Che catrota! Che tiro! Che bomba di Delio! Va fuori di poco. Donnarumma comunque era impotente forse di fronte a tanta potenza, forza bruta. Guardate, è bravissimo qua Alfred che trova questo corridoio. Il tiro è fuori di mezzo metro, non di più. Bravissimo Delio, il capitano, colui che ha fatto tre gol al Manchester City in finale di Champions League, cosa non
da tutti e un gol in Supercoppa UEFA. Quindi un giocatore che non è ovviamente un bomber, perché la sua posizione non è quella di attaccante, ma i gol pesanti li ha sempre fatti. Alfred Zitacco cosa fa? Per Nino, che sbaglia Nino. Fine primo tempo, 1-0, 32esimo il gol del Marchese bianconero. E torniamo negli spogliatoi. Quindi torniamo negli spogliatoi, guardiamo i giocatori tornare, guardiamo un po' le statistiche e poi passiamo al secondo tempo. Ecco le quali statistiche, tutto a favore del YouTuber Steam. Chiaramente ci vediamo fra pochissimo, a fra poco. Eccoci qua dopo il break di 15 minuti tra primo e secondo tempo. Parte il Milan sul pressing di YouTuber Steam, infatti prende la palla Nino Gessi, bravissimo Nino. Nino sulla destra, avanza, palla al piede, le sue galoppate. Il Marchese, ancora per Nino. Nino, 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 Marchese, Marchese. Fuori, ma bella azione tra Nino e il Marchese sul centro-destra, riguardiamola. Donnarumma rimessa dal fondo. Siamo al 50esimo, punteggio di 1-0. Castelluccio che torna indietro un po', registra il B-Channel. Pablo, il Mandzukic di oggi. Pablo si parla sulla sinistra, trovando uscite insomma dal centro. Pablo cerca, aspetta la sollevazione di Al-Sim. Al-Sim, il cross in mezzo, arriva per Delio. Mamma mia, parata palo, palo parata, quello che era. Delio rischia di fare gol, molto simile tra l'altro il gol, la stessa azione praticamente che portò al gol in Champions League, se ricordate, in finale. Lezione il Milan, può essere pericoloso, ma Pablo, giallo rosso, fallo. Anche se l'intervento secondo me era pulito, un po' maschio ma pulito, vediamo. Sì, diciamo che prende un po' più le gambe che la palla, ma vabbè, diciamo che non è un fallo cattivo. Intanto il passo palla scorre, Bonucci, cross in mezzo, gladiator Zebrato con i piedi, da portiere da calcio a 5, bravissimo Zebrato. Attenzione al contrasto di Delio che può partire in contropiede, la palla ancora buona, non uscita. Delio, Delio, Delio per il Marche. No, sbagliato, no, qua è sbagliato. Vabbè, qua intanto rimpalli su rimpalli. Xalanoglu contro Alfrez. Alfrez ce la fa, però la perde, peccato perché ha intuito bene. Colpo gobbo. Bibi Channel cerca il Marchese, non trova. Castelluccio, il Marchese. Il Marchese perfetto per Pablo, giallo rosso sulla sinistra. Pablo può avanzare palla a piede. Pablo, Pablo, siamo quasi in area di rigore. Pablo contro movimento per il Marchese. Marchese, Pablo, Pablo. Palla al Milan ovviamente, come vedete. Attenzione il Milan che vuole cercare, attenzione infatti, ecco qua il Milan. Perfetto, Sim, senza fallo. Gladiatore, Pablo, Castelluccio. Castelluccio cerca il Marchese, lo trova, sì lo trova, attenzione il Marchese, bianconero da solo. Il tiro del Marchese, fuori di pochissimo, bellissima azione del corale di YouTuber Steam. Riguardiamolo. Di sinistro, del Marchese fuori di mezzo metro. Triplo cambio e tutti i cambi per YouTuber Steam. Sono entrati questi qua, Leo Minà, Sportiva da Salotto e J Felix TV. Respirano un po', pochi minuti per loro, vediamo se combinano qualcosa. Tanto Donnarumma la spazza lunga. Questo il confronto è un po' tra altezze diverse. BB Channel, perfetto per J Felix, che può sfruttare la velocità, sicuramente superiore a quella del Marchese. J Felix, però non sfrutta il fisico, ma ce l'ha ancora J Felix. J Felix, dietro per Pablo. Avsim. J Felix, alla palla al tiro. E finisce qui la partita col tiro di J Felix, superata di Donnarumma. E vince primi tre punti di questo campionato di YouTuber Steam proprio contro il Milan, che non sposta gli equilibri. L'applauso del capitano al pubblico, al suo pubblico.
Ed ecco a voi le statistiche. Direi che la partita oggi l'ha fatta totalmente la YouTuber Steam. YouTuber Steam ha questo piccolo problema di far tanto ma di realizzare poco. E quindi, come vedete l'altra volta con l'internet, ugualmente più o meno le statistiche erano queste. E questa volta però è arrivato il gol, cosa molto più importante. Ci vediamo al prossimo video, alla prossima partita. Le prossime emozioni le vivremo insieme. Da tutto Marchese Bianconeri è tutto. A presto. Ciao. Paura, 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 paura.